Buongiorno a tutti, grazie della presentazione che è stata fatta. Come si diceva, oggi siamo in più persone proprio per poter rispondere alle domande che verranno fatte. Si scusa solo la dottoressa Paparo di non poter essere presente oggi qui perché è impegnata fuori Roma in un impegno che non è stato proprio possibile rinviare. E come è stato anticipato, questo webinar è frutto, come dire, di una richiesta venuta nello scorso webinar proprio per avere un momento di approfondimento con riferimento alla modulistica SUAP e alla modulistica edilizia che sono state approvate con l'accordo del 4 maggio. Io farò solo dei brevissimi cenni, solo introduttivi generali per lasciare poi appunto la parola ai colleghi. Colleghi che invece svilupperanno i temi specifici per le due aree della modulistica. La cosa che mi faceva piacere ricordare sono un po' i criteri che hanno, quindi diciamo le slide sono per chi ha partecipato al, quindi sono un chiarimento, sono per chi ha partecipato allo scorso webinar, sono un estratto di quelle utilizzate nella scorsa presentazione per la parte specifica per la modulistica. Sono state aggiunte solo alcune alla fine, alcune slide per dare esempi della modulistica edilizia. Quindi non mi soffermerò, diciamo, su le singole slide perché appunto in questi pochi minuti introduttivi la cosa che mi interessa così ricordare sono un po' i criteri che sono stati seguiti nell'elaborazione della modulistica. Il pacchetto di modulistica approvata con l'accordo del 4 maggio è un pacchetto molto consistente. In questa slide vedete i moduli che sono stati approvati con riferimento al settore del SUAP e qui quelli che sono stati approvati per l'edilizia. Il lavoro sta comunque continuando, nel senso che questo è solo un primo step e i lavori appunto stanno andando avanti sulla base di quella che sono la ricognizione delle attività e dei regimi effettuati con la tabella allegata al decreto 222 e contiamo di arrivare abbastanza, in tempi abbastanza rapidi all'approvazione di un nuovo pacchetto. In particolare per quanto riguarda l'edilizia, si stanno concludendo i lavori relativamente al modulo del permesso di costruire, che è l'unico, diciamo, rimasto ancora fuori, perché tutti gli altri sono stati già approvati. Per quanto riguarda l'edilizia, diciamo, il lavoro è stato quello di un aggiornamento di modulistica standardizzata che già c'era, che era stata approvata negli anni scorsi e quindi l'aggiornamento ha dovuto tenere conto ovviamente delle modifiche normative introdotte. Mentre per quanto riguarda il pacchetto della modulistica SUAP non esisteva una modulistica standardizzata e quindi su quello si è lavorato, come dire, con della pianta. Le cose, appunto, dicevo che volevo sottolineare i criteri generali che sono stati alla base di questo lavoro di standardizzazione. La prima cosa è la standardizzazione dei contenuti dei moduli. La cosa importante era che venissero chieste le stesse informazioni, gli stessi dati e gli stessi allegati, diciamo, in qualunque parte, territorio dell'Italia. La standardizzazione tiene solo conto, quindi i moduli tengono solo conto di alcune sezioni variabili, che sono appunto variabili, che devono tener conto delle specificità delle disposizioni normative regionali e queste sono evidenziate nella modulistica con un asterisco. Quindi anche il lavoro di adeguamento che le regioni stanno facendo e che i comuni fanno insiste proprio su questa parte evidenziata con gli asterischi, che dovranno essere però personalizzati sulla base delle specifiche disposizioni regionali. Un altro dei criteri tenuti presenti è sempre quello il divieto di chiedere il. Volevo, scusate,
Il fatto che non possono più essere richiesti, quindi il divieto di richiedere dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma viene richiesto solo quello che è espressamente previsto dalla legge. Inoltre, ovviamente, un criterio che già era presente nell'ordinamento, ma che si è voluto rendere cogente effettivo, è anche quello di non richiedere dati e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. Quindi in questo caso non vengono richiesti tutta una serie di certificati, ma si fa riferimento a autocertificazioni, a dichiarazioni, il cui ovviamente viene richiesta l'indicazione di quegli estremi necessari poi all'amministrazione per poter procedere ai necessari controlli e verifiche. Quello che è stato soprattutto, e questo caratterizza in particolare la modulistica SUAP, è quello di cercare di rendere il linguaggio estremamente semplice, cercando anche un altro sforzo è stato quello di rendere, di esplicitare il contenuto di alcune dichiarazioni, penso in particolare alle dichiarazioni sui requisiti professionali, nel senso che anziché fare rinvio genericamente a norme, al comma dell'espressione, invece si esplicita il contenuto della dichiarazione perché così il soggetto ha piena contezza di quello che sta dichiarando. L'ultimo elemento è quello della esaustività dei contenuti previsti dal modulo, perché come sappiamo è vietato chiedere nel decreto legislativo 126 pone il divieto di chiedere informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla modulistica e pubblicati sui siti istituzionali. L'unico caso in cui è possibile chiedere informazioni aggiuntive è solo il caso in cui non c'è perfetta corrispondenza tra quello che è previsto dalla modulistica standardizzata e quello che invece è stato dichiarato dal tempo. In un'ottica proprio di massima semplificazione, sono state inserite all'interno dei moduli tutte le dichiarazioni previste anche dall'articolo 19 della 241, che recita la segnalazione trasformativa è corredata dalle dichiarazioni. Allora, questo l'abbiamo interpretato ritenendo che proprio in ottica di massima semplificazione la dichiarazione potesse essere inglobata all'interno del modulo. Spesso invece queste dichiarazioni sono aggiuntive, ma inglobando all'interno del modulo, questo consente intanto al cittadino e all'impresa di indicare una sola volta le informazioni anagrafiche senza doverle poi ripetere nelle varie specifiche dichiarazioni sostitutive e probabilmente semplifica anche il lavoro dell'amministrazione. Un'ultima cosa sono i tempi di adeguamento rispetto alla modulistica standardizzata. Come sapete, per le amministrazioni regionali il termine di adeguamento è il 20 giugno. Noi stiamo seguendo, un'attività di monitoraggio e ne daremo conto nei prossimi giorni anche sul sito di Italia Semplice, dove peraltro sono anche pubblicati sia il testo dell'accordo che il pacchetto di modulistica sia SUAP che edilizia. La norma prevede poi che i comuni debbano adeguarsi entro il 30 giugno e hanno l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali la modulistica standardizzata. Potrei forse fermarmi intanto qui senza scendere nel dettaglio della modulistica specifica per i due settori e eventualmente ritorniamo poi su domande specifiche. Quindi passerei eventualmente subito la parola a Federica Cacciatore che ci parla della modulistica per il settore delle attività produttive. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento sarà molto sintetico e molto rapido perché, come sapete, i moduli che riguardano le attività produttive che sono già stati approvati sono numerosi, per cui forse, insomma, è il caso, è bene che poi
lasciamo spazio ai vostri quesiti, ai vostri dubbi specifici. Per cui farò, come dire, un'introduzione generale legata un po' alla logica di tutti i moduli, in modo da introdurre, avviare appunto l'eventuale discussione legata anche a vostri dubbi specifici, appunto. Già vedo che ci sono dei quesiti da parte vostra, quindi è bene provare a rispondere anche in merito ai singoli moduli, a questioni magari un po' più di dettaglio. Molte cose sono anche già state dette, però appunto volevo intanto sottolineare il fatto che la logica che è sottesa a tutti i moduli che sono stati approvati e che per forza di cose noi vediamo, possiamo vedere al momento in formato cartaceo, quella appunto dell'informatizzazione, questo è importante perché anche le informazioni che poi saranno richieste all'utente, insomma al cittadino, all'impresa, che avrà a che fare appunto con il modulo, saranno selezionate nell'ottica appunto di un sistema informatico sulla base anche di quanto è stato scelto prima, diciamo delle risposte date prima a eventuali domande appunto che prevedono più scelte, per cui anche la mole delle informazioni che al momento sono presenti sui moduli deve essere considerata, molto più sintetica poi nel modulo che effettivamente si andrà ad approvare e si andrà a compilare da parte dell'utente. Per quanto riguarda i dati anagrafici, sapete che c'è una parte di anagrafica comune, di cui si è già parlato, che è valida per tutti quanti i moduli, inclusi gli allegati, perché ci sono in alcuni casi degli allegati che sono già stati approvati, come per esempio la notifica sanitaria, sulla quale magari ci soffermeremo pochi minuti più tardi, e che fanno riferimento a dati anagrafici che saranno poi oggetto di compilazione nella scheda anagrafica comune che è stata approvata un po' come modulo a parte. Però è importante sapere appunto che tutti i moduli faranno riferimento a dei dati anagrafici, che sono quelli appunto che saranno presi dall'anagrafica comune. Il singolo modulo, faccio per esempio riferimento al vicinato, vediamo appunto se ci sono. Ecco, questa è la scheda anagrafica, potete vedere di cui stavamo parlando prima, e il singolo modulo poi a sua volta, per quanto riguarda le attività produttive, è suddiviso in ulteriori moduli che fanno riferimento a specifici eventi della vita dell'impresa, insomma della vita dell'attività. Quindi è un modulo comprensivo di varie tipologie di informazioni a seconda della scelta che si effettua a monte. Quindi si può trattare di avvio, di trasferimento, di ampliamento, subingresso e così via. Quindi chiaramente le informazioni che appaiono ripetute nei moduli, così come sono stati approvati mediante l'accordo, sono delle informazioni che invece saranno richieste e che occorrerà quindi fornire all'amministrazione soltanto nel caso di scelta di quella determinata attività. Chiaramente poi oggetto di standardizzazione, di semplificazione, sono quegli specifici eventi della vita dell'impresa che sono oggetto di normativa statale. Quindi chiaramente anche diciamo in conseguenza a quanto è stato detto prima rispetto alla possibilità di personalizzazione da parte delle regioni sulla base di specifiche normative statali, tutte quelle ulteriori previsioni, tutte quelle ulteriori fattispecie che sono comunque normate dalla normativa regionale, chiaramente non resteranno scoperte dal punto di vista dei moduli, ma potranno essere tranquillamente oggetto appunto di personalizzazioni regionali. Quindi l'aspetto appunto importante e comune a tutta l'attività di standardizzazione effettuata finora e che sarà che proseguirà insomma con i prossimi moduli standardizzati, e che oggetto di standardizzazione sono quelle attività normate dalla normativa statale.
Uno dei quesiti che ci sono stati posti anche in precedenza riguardava la possibilità di dichiarare o di segnalare all'amministrazione eventuali attività contestuali. Per esempio, ci è stato chiesto nel caso di un subingresso nel quale sia contestualmente al quale vengono effettuate anche delle modifiche ai locali, eccetera, quindi altre forme di ampliamento, trasferimento e così via, come si fa, visto che diciamo, la singola scia non prevede all'interno le informazioni per quest'ulteriore segnalazione. Chiaramente in quel caso si potranno fare contestualmente più scia. Cioè se durante, contestualmente al subingresso si effettuano anche delle modifiche locali, chiaramente si può spuntare anche l'evento relativo all'ampliamento dei locali oppure alla modifica dei locali. Quindi chiaramente, le informazioni sono visibili su formato cartaceo, ma vanno intese un po' come, combinabili appunto anche grazie ai sistemi informatici che le implementeranno. Per quanto riguarda, alcuni moduli unici, quindi non entro appunto nel dettaglio delle singole attività, però faccio un piccolo focus sui moduli unici per il subingresso e per la cessazione, perché come avete visto sono stati previsti dei moduli che sono applicabili a tutte le attività e riguardano appunto il subingresso e la cessazione. È stata fatta appunto questa scelta per una maggiore semplificazione e chiarezza anche delle informazioni che sono chieste. Naturalmente sempre appunto nella logica dell'informatizzazione delle informazioni potranno essere previsti dei menu a tendina che consentiranno di selezionare eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda dichiarazioni specifiche che un'attività prevede e un'altra no. Un'ultima informazione è relativa alla notifica sanitaria, che è diciamo, un allegato che riguarda più di una attività, come ben sapete, insomma, e che quindi copre anche una buona parte dei moduli che sono già stati approvati, legati al commercio alimentare, alla somministrazione di alimenti e bevande, eccetera. E la notifica sanitaria è stata oggetto di un'importante standardizzazione e semplificazione. Standardizzazione perché appunto adesso prevede un elenco di attività che sono quelle previste dalla cosiddetta Master List 852, che è stata approvata già da qualche anno nell'ambito del gruppo di lavoro interregionale sulla prevenzione, per la prevenzione, insomma, e nelle attività appunto legate ai prodotti alimentari. Ed è stata semplificata perché, come prevede il decreto legislativo 222, non possono più essere richieste delle asseverazioni a corredo della notifica sanitaria, che nasce anche nella logica del legislatore europeo come una comunicazione a fini anagrafici. E che nel tempo, anche facendo una comparazione con gli altri paesi europei che hanno, così come l'Italia, dovuto adeguarsi a questa normativa di origine europea, nel tempo invece abbiamo notato che in Italia, in molti casi, la notifica sanitaria si è riempita, si è gravata di ulteriori adempimenti che però esulavano dalla ragione specifica per cui la notifica sanitaria è stata introdotta nell'ordinamento, quindi diciamo è andata via via gravandosi e gravando poi l'utente di ulteriori adempimenti burocratici. Anche perché appunto, come sappiamo, le asseverazioni spesso rappresentano anche un costo economico non indifferente per l'utente che deve poi presentare queste informazioni.
E soprattutto la notifica sanitaria dovrebbe tornare a svolgere, diciamo, il ruolo principale per il quale era nata, che è quello di favorire i controlli in loco, soprattutto perché appunto per quanto riguarda la materia alimentare, sicuramente il controllo in loco rispetto a quello documentale dovrebbe essere favorito per quanto possibile. Quindi in collaborazione, in coordinamento con il Ministero della Salute e con il gruppo di lavoro delle regioni sulla prevenzione sono stati semplificati gli adempimenti per la notifica sanitaria. Io penso che tutto sommato siano questi i principi comuni e diciamo, le logiche di funzionamento che ci hanno guidati insomma, in questa attività di standardizzazione e semplificazione. Posto che appunto poi ogni singola attività può dare luogo insomma, a vostri quesiti specifici e immagino che insomma, adesso possiamo dare risposta ad alcuni dei vostri quesiti che vedo sono già arrivati. Quindi chiedo se, non so, adesso abbiamo delle stampe, vado a vedere i quesiti. Allora, vediamo un attimo. Ecco, allora, vediamo, provo un attimo a risalire alle Guardi, prime domande, vediamo un nel box tutto a destra attimo. dello schermo c'è scritto domande, può trovare Allora, tutte le domande riassunte nella parte proprio sì, destra dello grazie. schermo. Ok? Allora, magari per la risposta ci alterniamo così Federica ha tempo anche di leggerle. Allora, un paio posso cominciare a dare qualche risposta. Allora, una domanda è relativa al subingresso e quindi ai tempi, immagino, per i controlli. Allora, per il subingresso è stata prevista la comunicazione, ma diciamo, quelle cose fondamentali, quando è il subingresso puro, quindi cambia solo il soggetto e rimangono inalterate le altre condizioni, quello che è il soggetto a dichiarazione sono i requisiti di onorabilità e requisiti professionali. Questi sono condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività. Come tali sono oggetto di dichiarazione e possono essere verificati in qualunque momento, nel senso che il possesso di questi requisiti deve essere garantito in ogni momento della vita dell'impresa. Quindi, questa, essendo dichiarazioni relative a condizioni essenziali per l'esercizio, ai sensi del DPR 445 possono essere verificati in qualunque momento, ma questo vale sia per un regime di comunicazione che per un regime di scia. Quindi sono controlli che vanno al di là dei 60 giorni previsti per la scia e in questo senso non c'è differenza se il regime è quello della comunicazione o quello della scia, trattandosi di requisiti essenziali per l'esercizio, che quindi devono essere posseduti in ogni momento e appena non sono più posseduti, ovviamente c'è la decadenza dai benefici. Un'altra domanda è relativa alla. Quindi per chiudere, ovviamente i controlli possono essere effettuati dall'amministrazione in qualunque momento. Un'altra domanda è relativa al fatto che non serve più allegare il certificato di agibilità per l'avvio dell'attività di impresa. Ovviamente qui stiamo parlando non dell'agibilità edilizia, perché come sapete il certificato di agibilità, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 380, ma ne parlerà poi anche il dottor Anasetti, è stato sostituito dalla SCIA per l'agibilità. Qui si sta parlando dell'agibilità, la richiesta del certificato di agibilità per l'esercizio dell'attività. Questa, peraltro, è stata verificata, non c'era nessuna disposizione normativa che richiedeva questa allegazione. La disposizione, per esempio, per l'ambito commerciale, prevedono la dichiarazione di conformità a
le disposizioni, ai regolamenti edilizi, urbanistici e così via. Quindi questo è stato inserito nel modulo, la dichiarazione sul rispetto delle normative in materia appunto urbanistica, edilizia e così via. Quindi sostituendo il certificato di agibilità che appunto a noi abbiamo verificato che nessuna normativa per quanto riguarda il registro di attività commerciale prevedeva. Peraltro il certificato di agibilità è riferito alla, e abbiamo detto rimane la scia edilizia, ma è riferita all'intero edificio e non alla nei casi appunto di nuove costruzioni, edificazioni, o insomma, le varie tipologie previste, ma non al singolo negozio o al singolo locale. Peraltro, nella pratica, questa richiesta del certificato di agibilità per l'avvio dell'esercizio dell'attività commerciale poneva spesso dei problemi perché, per edifici risalenti o edifici storici, ovviamente non era possibile disporre del certificato di agibilità. Quindi, nel rispetto delle disposizioni normative del settore commerciale, questo è stato sostituito con la specifica dichiarazione sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Non so a questo punto se ci sono, possiamo magari nel frattempo passare alla parola a Filippo Lanzetti per l'illustrazione della modulistica edilizia e nel frattempo poi riprendiamo con man mano sulla base delle domande che arrivano, ci alterniamo per le risposte. Grazie. Buongiorno, salve. Allora, anche per l'agibilità, come già detto dalla collega, anche per l'edilizia, perdono, come già detto dalla collega, i moduli oggetto dell'accordo dello scorso 4 maggio e pubblicati in Gazzetta il 5 giugno 2017, sono quelli unificati e standardizzati alla luce dei decreti legislativi 126 e 222 che nello specifico hanno modificato il testo 1 dell'edilizia, ovvero il DPR 380 del 2001. Andiamo brevemente ad elencare i moduli oggetto dell'accordo, ovvero la CILA, quindi la comunicazione di inizio lavori asseverata, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori per opere dirette a soddisfare obiettivi e esigenze contingenti e temporanee, i soggetti coinvolti. Faccio presente che il modulo soggetti coinvolti è comune sia per la CILA, per la SCIA alternativa al permesso di costruire, che per la CILA. Vi è poi la comunicazione di fine lavori e la SCIA per l'agibilità. Come già detto dalla collega, la SCIA per l'agibilità è una delle principali novità introdotte dalle modifiche al testo 1 dell'edilizia e infatti quest'ultima, attraverso una segnalazione, permetterà di eliminare circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno vengono rilasciati in Italia. Come abbiamo già ricordato, questi moduli standardizzati dovranno essere modificati per le sole parti variabili, quindi contrassegnate da asterisco, sulla base della normativa regionale dalle singole regioni e pubblicati sui siti istituzionali dei comuni entro il 30 giugno 2017. Ricordo solo che in capo al responsabile, in caso di mancata pubblicazione, vi sono previste delle sanzioni, quindi la sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione da 3 giorni a 6 mesi. Ricordo anche che l'obbligo di pubblicazione è facilmente assolto attraverso un rinvio, quindi a un link o alla piattaforma di riferimento o ai moduli approvati dalla regione e pubblicati sul sito istituzionale di questo. Come abbiamo già detto, questi moduli risentono delle modifiche apportate al testo 1 dell'edilizia dai decreti legislativi 126 e 222 in attuazione all'articolo 5 della legge 124 del 2015. In particolare, ricordo anche che il decreto legislativo 222, all'articolo 1,3, obbliga le amministrazioni procedenti a rendere gratuitamente agli interessati la consulenza funzionale all'istruttoria relativa alle attività elencate nella tabella A del decreto, che è parte integrante del decreto stesso, fatto salvo ovviamente il pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge.
Ricordo anche, mentre passo ad analizzare i primi moduli, che il decreto 222, in particolare la tabella A, è suddivisa in quattro colonne, nelle quali sono elencate nella prima le attività, nella seconda il regime amministrativo corrispondente, quindi la SCIA, la CILA per quanto riguarda ovviamente l'edilizia, la concentrazione dei regimi amministrativi di cui parleremo dopo e nell'ultima i riferimenti amministrativi. Passiamo ora ad analizzare a campione alcuni moduli, per esempio la CILA, quindi la comunicazione di inizio lavori asseverata. Ricordiamo che i moduli sono stati immaginati e pensati organizzati in due sezioni principali. La prima sezione è quella in capo al titolare, che come possiamo vedere è una sezione relativa ai dati, quindi abbiamo una prima parte anagrafica, quindi in capo al titolare, la parte relativa alla titolarità e alla qualificazione dell'intervento. Faccio presente che nel modulo della CILA, il modulo della CILA è stato modificato dal decreto 222 che ha introdotto l'articolo 6 bis del testo unico dell'edilizia. Il modulo della CILA, di conseguenza, quindi gli interventi riconducibili a questo istituto, hanno un carattere di conseguenza residuale, ovvero si può utilizzare questo modulo per tutti quegli interventi che non riguardano gli articoli 6, 10 e 22 del testo unico, ovvero l'edilizia libera, la SCIA e ovviamente il permesso di costruire. Oggetto anche del precedente webinar, ricordo che al termine, una volta presentata la CIA, al termine dei lavori va presentata una comunicazione di fine lavori e per tutti i moduli, qualora nell'ambito della comunicazione di fine lavori dovesse essere allegata una variazione catastale, quest'ultima dal comune deve essere prontamente inviata agli uffici preposti, ovvero quello dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito del modulo, nell'ambito della qualificazione dell'intervento, alcuni punti salienti riguardano appunto, oltre ai tipi di intervento, anche il fatto che nel caso in cui un intervento fosse realizzato senza una comunicazione di inizio lavori asseverata, l'interessato incorrerebbe in una sanzione pari a 1.000 euro. Questa sanzione poi viene ridotta di un terzo, qualora in maniera spontanea la comunicazione arrivasse in itinere rispetto all'intervento. Scorrendo poi nel modulo della CILA, vediamo la seconda parte, ovvero la seconda sezione, quindi la sezione 2, come abbiamo detto, è una sezione principale. La seconda è quella in capo al tecnico che assevera appunto l'intervento. In questa sezione vediamo, oltre a una piccolissima parte iniziale anagrafica, notiamo in tutti i moduli la tipologia di intervento e la descrizione sintetica delle opere. Ricordo che in tutti i moduli questo riquadro riporta episodicamente tutti gli interventi elencati nella tabella A e ricondotti all'istituto, in questo caso della CILA o della SCIA o degli altri interventi. Come avevamo detto precedentemente, la CILA è un modulo molto snello. Infatti, qualora a fronte di questa comunicazione dovessero essere presentate ulteriori comunicazioni o segnalazioni per realizzare l'intervento o richieste di atti di assenso, è previsto un rinvio alla parte di asseverazione che caratterizza, quindi all'asseverazione che caratterizza il modulo della CILA. Ci sono infatti due riquadri in cui elencare le ulteriori eventuali comunicazioni o segnalazioni o le richieste di atti di assenso. Faccio solo presente che l'articolo 23 bis del testo 1 dell'edilizia, nel caso di atti di assenso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo nel momento in cui lo sportello unico comunica l'avvenuta acquisizione di quest'ultimo. Termina il modulo, come per gli altri moduli, termina con un quadro riepilogativo della documentazione. Questo quadro riepilogativo della documentazione è stato immaginato come generato in automatico dal sistema informativo, quindi per consentire di verificare la reale e corretta presenza degli allegati necessari per la realizzazione dell'intervento. Passiamo adesso ad analizzare il secondo modulo, ovvero quello della SCIA.
Anche questo modulo, come la CILA, è stato immaginato con due sezioni principali, quindi una prima sezione in capo al titolare e una seconda sezione riguardante appunto l'asseverazione. Come avevamo detto nell'elenco dei moduli approvati lo scorso 4 maggio, sia per la CILA come per la SCIA alternativa permesso di costruire che per la comunicazione di inizio lavori, comune a questi moduli c'è il modulo dei soggetti coinvolti, che poi è possibile, magari vediamo molto velocemente per poi ritornare alla SCIA, è un modulo in cui sono elencati i dati principali relativi ai cotitolari, qualora ci fossero cotitolari, ai tecnici incaricati e alle imprese esecutrici. E ovviamente per semplificare è un modulo comune, quindi è stato estrapolato, visto che ovviamente si ripete per i singoli istituti della SCIA, della CILA e della CILA. Andiamo ad analizzare la SCIA. La SCIA è regolata dal testo 1 dell'edilizia con l'articolo 22, il quale elenca quelli che sono i possibili interventi riconducibili a questo istituto, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Tali interventi poi vengono specificati meglio nell'articolo 3 e nei rispettivi commi del testo 1 dell'edilizia. Come per la CILA vi è una prima parte legata appunto al titolare, ovvero una prima parte dove possiamo vedere l'anagrafica. Vediamo se è possibile vederla, altrimenti ve la sintetizzo velocemente. Quindi una prima parte legata, abbiamo detto, all'anagrafica del titolare, i quadri fondamentali in capo a quest'ultimo, quindi la titolarità e la qualificazione dell'intervento. Ricordo infatti che con il modulo della CILA, oltre agli interventi di cui ho appena parlato, possono anche essere realizzati varianti al permesso di costruire. Naturalmente tali varianti non devono incidere sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, modificare la categoria edilizia e non devono configurarsi come variazione essenziale. Il modulo della SCIA è sicuramente più corposo rispetto al modulo della CILA. E soprattutto ci accorgiamo appunto di tale differenza fondamentale nel momento in cui andiamo ad analizzare e a parlare dell'asseverazione di quest'ultimo. Come per la CILA è prevista nella prima parte dell'asseverazione sono previste l'elenco delle tipologie di intervento, e come per la CILA sono elencate le tipologie di intervento previste dalla tabella parte integrante, come abbiamo detto, della Decreto legislativo 222 del 2016. Le modifiche introdotte dal 126 dal 222 fanno sì, e possiamo e ce ne rendiamo conto, che nella parte di asseverazione della SCIA sono riportati anche ulteriori riquadri legati ad ulteriori segnalazioni, comunicazioni o asseverazioni che possono essere presentate contestualmente alla SCIA. Infatti l'articolo 19 bis introdotto dal decreto legislativo 126 del 2016 permette con un'unica segnalazione, con una SCIA, quindi la SCIA unica, di presentare a fronte di una SCIA, diciamo base, ulteriore segnalazione o comunicazione. Permette altresì l'articolo 19 bis al comma 3 di presentare ulteriori richieste di atti di assenso. Naturalmente come per la CILA, qualora fossero presentate richieste di atti di assenso, l'interessato potrà iniziare l'intervento, potrà partire nel momento in cui il portellino comunicherà l'avvenuta acquisizione dei relativi atti di assenso. La parte finale della SCIA è contraddistinta anch'essa da una checklist che segue i medesimi principi della CILA, quindi dovrebbe autogenerarsi in automatico dal sistema informativo. Quindi è una verifica degli allegati effettivamente presentati alla luce dell'intervento che si va a ripetere. Ricordo anche che l'articolo 22,7 permette all'interessato di presentare anche un titolo superiore per interventi riconducibili alla SCIA, ovvero il permesso di costruire, in tal caso ovviamente è esentato dal pagamento del contributo.
Vado poi a rispondere, per poi rispondere insieme ai colleghi agli altri quesiti che stanno pervenendo e che vedo nella chat, ad alcuni quesiti ai quali non abbiamo risposto per una questione di tempo durante lo scorso webinar del 12 giugno. Fra i quesiti c'era quello a cui ho già detto della comunicazione di fine lavori anche per la CILA, che abbiamo detto è presente. Vi era un quesito riguardante l'inerzia da parte della pubblica amministrazione e gli eventuali adempimenti che possono essere presi dal titolare, quindi dall'interessato. Ricordo che l'articolo della la legge 241 del 90 prevede che l'organo individui nell'ambito delle figure apicali il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo e che sui siti istituzionali di tutti i comuni è ben visibile l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. Ricordo anche fra i quesiti principali quello della possibilità di utilizzare moduli, quali moduli utilizzare a decorrere dal 1 luglio. Come è stato già detto dai colleghi, i moduli sono quelli unificati e standardizzati che i comuni dovranno pubblicare entro il 30 giugno sul sito istituzionale o attraverso un rinvio ai link alle piattaforme o ai moduli pubblicati sul sito istituzionale delle regioni. L'ultimo quesito che mi sembra di ricordare era quello sui requisiti professionali dichiarati, come venivano accertati tali requisiti. I requisiti professionali vengono autocertificati ai sensi del DPR 445 del 2000 e l'amministrazione potrà fare poi successivamente i relativi controlli. Passo la parola ai colleghi con i quali risponderemo ai quesiti che stanno pervenendo. Prego. Allora, per quanto riguarda il quesito che chiede, nella SCIA per l'apertura di esercizi di somministrazione in zone non tutelate, si specifica che la SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 86 del TUNS. Per il subingresso invece è stata prevista semplice comunicazione, pertanto i due procedimenti paiono avere un peso differente, eccetera. Allora, intanto va specificato che non è il 222 che prevede la comunicazione per il subingresso, ma era già così anche in precedenza. Per quanto riguarda la comunicazione per il subingresso, il 222, nello specifico la tabella allegata, ha operato soltanto una ricognizione di quello che era già prima, quindi al di là di specifiche previsioni da parte di alcune regioni che mantenevano la SCIA, però insomma il 114 del 98 che prevede la comunicazione per il subingresso. E bisogna ricordare anche che nel caso di subingresso in attività alimentari, comunque si tratta di una SCIA unica perché alla comunicazione va legata la notifica sanitaria che è una SCIA. Per quanto riguarda quindi le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 86 del TUTS, anche nel caso del subingresso, comunque sono dichiarazioni rese nell'ambito del 445 del 2000, per cui chiaramente si tratta di dichiarazioni sul possesso dei requisiti che possono essere oggetto di controllo in qualunque momento. Quindi da questo punto di vista, comunque non, diciamo, la comunicazione per il subingresso non prevede ripeto che intanto non è stata introdotta non è un regime che è stato modificato dal 222. Per quanto riguarda anche una domanda che dice: vorrei capire in cosa consiste l'aggiornamento della modulistica da parte di regioni e altre pubbliche amministrazioni se la modulistica è già affrontata e va solo pubblicata sul sito istituzionale. Come abbiamo già avuto modo di ripetere più volte, la modulistica deve essere oggetto di adeguamento da parte delle regioni, per cui chiaramente non è che rimangano gli asterischi o tutte le parti che sono oggetto di eventuale personalizzazione da parte delle regioni. Quindi c'è un termine di adeguamento che è quello appunto del 20 giugno, cioè di domani da parte delle regioni, e la modulistica quindi deve essere oggetto di adeguamento. Quella che è stata approvata è quella standardizzata che contiene tutte le informazioni comuni a livello nazionale, ma sappiamo bene che per la maggior parte delle attività che sono state appunto oggetto di standardizzazione,
occorre tenere necessariamente conto delle specificità regionali disciplinate dalle normative di settore. Quindi chiaramente la modulistica andrà sicuramente adeguata in questo senso. Poi occorre anche un adeguamento sulla base dei diversi sistemi informativi o informatici o non informatici, insomma, che sono ancora in vigore. Allo stesso modo è stato chiesto appunto per quanto riguarda le informazioni sull'anagrafica. Scusate, ma se il nostro format per l'accesso alla presentazione delle domande nel nostro portale prevede già l'anagrafica e una serie di informazioni obbligatorie, che senso ha inserire una modulistica a parte? Naturalmente, se le informazioni sull'anagrafica sono già presenti, praticamente si è già adempiuto alla necessità di inserire l'anagrafica. Non occorre necessariamente inserire quella modulistica così com'è. Come abbiamo già detto più volte, oggetto della standardizzazione sono le informazioni, quindi se sono già presenti sul sistema informativo, tanto meglio, insomma, perché non è necessario effettuare un ulteriore inserimento. Passo allora la parola al collega che risponderà ad altre domande. Buongiorno. Diciamo una domanda di carattere generale. Ad esempio, per ciò che riguarda la scia sanitaria, si chiede, dice, ma perché non va direttamente alla ASL e poi successivamente, se la ASL rilascia parere positivo, passa attraverso lo sportello unico. La ASL la trasmette allo sportello unico. In realtà non esisterebbe più lo sportello unico come l'abbiamo immaginato. Voi sicuramente siete responsabili, chi di sportello unico per attività produttive e chi di sportello unico per l'edilizia. Entrambi gli sportelli unici devono comportarsi allo stesso modo e come tale devono ricevere tutta la documentazione e poi la devono inviare agli enti terzi o agli uffici comunali competenti. Poi, in base agli strumenti che ha lo sportello unico, ad esempio per ciò che riguarda le attività produttive, l'articolo 5 che è la SCIA, l'articolo 7 che è l'autorizzazione, in base ad esempio, poi l'autorizzazione in conferenza di servizi e altre cose, eccetera, a questo punto si rilascia poi l'autorizzazione. Un'altra domanda che. E quindi comunque perché deve passare attraverso lo sportello unico? Perché ce lo dice il DPR 160 del 2010, nel caso di sua ce lo dice l'articolo 5 del DPR 180 del 2001, nel caso di sua. Un'altra domanda, vorrei sapere cosa consiste l'aggiornamento della modulistica da parte di regioni e altre amministrazioni, se è già approntata dalla nazionale, quindi dalla funzione pubblica, ed è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il problema, e anche c'è scritto, rispondiamo anche all'altra domanda che dice, ma il SUOP ha già messo una propria modulistica sul sito. In realtà, anche se c'è una modulistica messa sul sito, e anche se a cosa consiste questo aggiornamento, cosa consiste questo aggiornamento tutto quanto, è che questa modulistica è stata fatta in base alle nuove norme. Sono state semplificate. Le norme che avete utilizzato voi per ciò che riguarda le attività produttive sono norme sia nazionali che norme regionali. E qui, diciamo, ante i decreti 126, 127 e 222, in realtà sono intervenute delle semplificazioni e quindi come tale bisogna adottare questa modulistica perché è una modulistica, diciamo, più semplificata. Un'altra domanda sull'agibilità. Allora, tanti hanno fatto la domanda sull'agibilità. L'agibilità, come sapete, è stata modificata. L'agibilità, ma già noi avevamo previsto, se vi ricordate, nel DPR 160 del 2010, che l'agibilità poteva essere, diciamo, asseverata da un tecnico oppure poteva essere richiesto il certificato di agibilità al comune. In realtà adesso abbiamo messo nell'articolo 24, abrogando l'articolo 25 del DPR 380 del 2001 e nell'articolo 24,
che l'agibilità è asseverata dal direttore dei lavori, lì dove c'è il direttore dei lavori, oppure da un tecnico dove c'è il tecnico, dove non c'è il direttore dei lavori. A questo punto, cioè, che cosa fanno? Naturalmente, e qui mi riallaccio anche al fatto di un'altra domanda che dice: quale tempo ci vuole per fare la comunicazione di fine lavori? Il DPR 380 del 2001 ci dice che la dichiarazione di fine lavori, che può essere fatta insieme anche all'agibilità, come abbiamo previsto in questa modulistica, oppure può essere fatta a parte, deve essere fatta 15 giorni dopo, entro 15 giorni, che diciamo, il proprietario ha concluso i lavori, le finiture e tutto quanto, come dice il DPR 380. Successivamente viene fatto la segnalazione certificata per l'agibilità. Altra cosa è quella se la variazione catastale di fine lavori allegata alla CILA viene respinta dall'Agenzia delle Entrate oppure la deve fare direttamente questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la deve fare il Comune. In realtà, se vi ricordate, prima che delle modifiche del decreto 222 del 2016, la doveva fare il Comune. Ora abbiamo tolto questa cosa perché abbiamo in questo tavolo, nel fare la modulistica, ha partecipato anche l'Agenzia delle Entrate. In realtà abbiamo visto che siccome si utilizza un software, il DOCFA, che sicuramente conoscete tutti quanti, e come tale questo software lo fa direttamente il tecnico e quindi qui mi allaccio un'altra domanda, se l'Agenzia delle Entrate modificano la classazione catastale, in questo caso l'Agenzia delle Entrate noi parte subito con questo DOCFA, quella che ci assegna il tecnico in base a quello che ci manda, che manda l'Agenzia delle Entrate, successivamente poi possono poi può intervenire e viene fatta una variazione catastale. Mi sembra. C'è un'altra domanda qui. La modulistica, questo l'abbiamo detto. Ecco, questo vabbè, la dichiarazione di conformità può essere fatta da richiedente oppure deve essere fatta da un tecnico. La dichiarazione di conformità è un'autocertificazione. La dichiarazione di conformità, che cosa è successo, diciamo, quando abbiamo fatto questa modulistica? Che noi ci siamo confrontati con le regioni, ci siamo confrontati con i ministeri, ad esempio per ciò che riguarda il commercio, tanto per fare un esempio, col Ministero dello Sviluppo Economico. Se vi ricordate, la modulistica precedente, approvata in un accordo con le regioni, i vari COM, il COM 1, per gli esercizi di vicinato, prevedeva che il proprietario diceva se rispettava le normative urbanistiche, edilizie e così via. Quindi non c'era nessuna asseverazione da parte di un tecnico. Tant'è vero, se vi ricordate, se l'articolo 19 attuale, e poi modificato successivamente, ci dice che le asseverazioni devono essere, diciamo, richieste solo se la normativa di settore le prevede espressamente. Quindi, nel fare poi questa modulistica, noi abbiamo fatto dei quadri che devono essere, diciamo, autocertificati dal proprietario e altri nell'asseverazione che devono essere, diciamo, firmati dal tecnico che si assume la responsabilità. Ricordiamoci che l'asseverazione, come dicono le varie sentenze, è un qualcosa che attesta con certezza che esiste qualcosa, cioè io accerto con certezza che il mio immobile è agibile. Accerto con certezza che gli impianti all'interno degli edifici sono impianti che hanno la dichiarazione di conformità e così via. Non posso scrivere, se lo vedete da varie sentenze, il fatto, ma sì, l'immobile può essere diciamo agibile e così via. Le domande si possono Oh, se leggere ci nel sono box altre domande domande, che è alla vediamo un destra attimo. dello schermo. Basta scorrerle. Pronto? Riccardo, buongiorno. Ciao, senti, una cortesia. Sta rimanendo per caso la modulistica di luglio degli assegni? Sì, ecco.
controlli, ecco, un'altra domanda, i controlli sulle dichiarazioni sono, competono al SUAP o diciamo, agli enti terzi? In realtà il SUAP, quando riceve tutta la modulistica, fa un'analisi della... Pronto? Ecco, fa un'analisi se ha ricevuto la modulistica necessaria, a meno che se la modulistica è ricevibile... c'è un'interferenza, se qualcuno, cioè, spegne il microfono. Ecco, il SUAP fa un'analisi di tutta la modulistica che gli è arrivata, della documentazione, e quindi non entra nel merito. Quindi formalmente, se la modulistica sta a posto, inizia il procedimento, insomma. In realtà però, ecco, che cosa succede? Succede che nei 60 giorni o nei 30 giorni, nel caso di SCIA edilizia, le altre amministrazioni controllano se dal punto di vista del tecnico, tanto per fare un esempio, ma anche dal punto di vista normativo, eccetera, se la modulistica che ci hanno inviato non è una modulistica, non è una poesia, ma è la modulistica e diciamo, le asseverazioni che richiedono effettivamente le normative. Quindi il SUAP è in questo caso il centro, come dice il DPR 160 del 2010, che riceve, smista la modulistica, riceve l'autorizzazione, pareri, eccetera, tutto quanto, e poi rilascia, nel caso dell'articolo 7, l'atto finale. Buongiorno, questa è un'integrazione ulteriore rispetto al tema dei controlli. Allora, come diceva il mio collega, sicuramente allora, bisogna distinguere due ipotesi. Un conto è il controllo che viene fatto sulle dichiarazioni sostitutive previste dal 445. Un conto sono i controlli che vengono fatti diciamo sulla segnalazione certificata di inizio d'attività, che è l'esempio diciamo, più semplice. Ovvero, le dichiarazioni sostitutive possono essere controllate anche a campione, secondo la normativa introdotta nel 2011 con la legge, mi sembra che sia 100, numero 183. Quindi l'esempio più classico, se si dichiara di essere un requisito professionale o di essere laureato, allora in tal caso l'amministrazione che riceve può diciamo, verificarlo anche in autonomia sulla base appunto anche con la tecnica del campione. Un conto invece è il controllo che viene effettuato rispetto ai requisiti che vengono dichiarati, cioè la segnalazione certificata apposta fuori dall'amministrazione in capo quindi al tecnico la dichiarazione di aver rispettato i requisiti normativi previsti per lo svolgimento di quella determinata attività. In questo caso il SUAP che trasmette la documentazione alle amministrazioni competenti, questo spostamento comporta che ciascuna amministrazione nel tempo dei 60 giorni previsti dalla normativa attribuisce a ciascuna amministrazione competente i controlli che vengono effettuati per il rispetto, per la verifica del rispetto dei vari requisiti. Qua non dovrebbe essere fatto a campione, ma qui il controllo dovrebbe essere fatto a tappeto, perché come sappiamo il controllo che viene svolto tra la presentazione della segnalazione entro i 60 giorni può essere sottoposto a potere sia inibitorio sia conformativo. E in particolar modo il legislatore attribuisce un favore al potere di tipo conformativo, quindi laddove è possibile è fondamentale che l'amministrazione competente, quindi poi tramite il passaggio del SUAP, chieda al privato di conformarsi indicando le modalità e i tempi, massimo entro 30 giorni, entro cui conformarsi. Da
dal 61esimo giorno in poi c'è invece il potere che può essere esercitato, è sempre un potere di tipo inibitorio, ma è un potere inibitorio che è contingentato entro i 18 mesi in cui l'esercizio del potere di autotutela è possibile. Come sappiamo, oggi non si parla più di potere di autotutela con riferimento alla segnalazione certificata di inibitorietà. Ma in questo caso il controllo che viene effettuato è un controllo però che deve rispettare i requisiti dell'autotutela. Quindi così facendo significa che dal 61esimo giorno al 18esimo giorno l'amministrazione per inibire lo svolgimento dell'attività deve verificare che esistano i presupposti indicati dal legislatore per l'autotutela, che ovviamente diciamo, non è che sappiamo essere tre, ovvero l'illegittimità del provvedimento, l'esistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione di quell'atto e in questa valutazione la verifica anche dell'interesse terzo. Visto che non si parla di, non è, non siamo di fronte ad un provvedimento amministrativo, non si parla di illegittimità dell'atto, ma bensì il mancato rispetto di quei requisiti di natura vincolata che caratterizza la segnalazione certificata di inizialità. Quindi questo per distinguere la tipologia di controllo e come può essere fatto. Quindi un conto è la tipologia di controllo che viene svolta sulle dichiarazioni sostitutive extra 445, un conto è la tipologia di controllo che quindi può essere fatta anche a campione, un conto è il controllo invece sui requisiti che caratterizzano la segnalazione, quindi il cui rispetto è alla base della segnalazione certificata. L'altra domanda è quella se ancora esiste la SCIA telematica nel caso di sportello unico per attività produttive. Sì, voi sapete che nel DPR 160 del 2010 tutto va per via telematica. Solo che è stato emanato un decreto, se vi ricordate, un decreto ministeriale del 10 novembre del 2011, in cui si diceva che in attesa che cioè, tutto doveva funzionare per via telematica, se c'era qualche problema, c'erano delle difficoltà e la modulistica non era pubblicata, il caso adesso non è più questo, allora si poteva inviare la documentazione in base all'articolo 38 del DPR 445 del 2000. In realtà, quindi, rispondendo a questo quesito, tutto deve essere fatto per via telematica. C'è una differenza tra lo sportello unico per attività produttive e lo sportello unico per l'edilizia. Se voi andate a vedere l'articolo 5,4 bis dell'edilizia, c'è scritto che lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande per via telematica. Perché? Perché il cittadino può, cioè l'impresa deve obbligatoriamente, in base al DPR 160 del 2010, inviare tutto per via telematica. Il cittadino può inviare per via telematica oppure può portarla per via informatica, è invalso l'uso di dire informatica quando si presenta su CD-ROM oppure su una pennetta e così via, oppure può portare il cartaceo. Quindi il cittadino ha ancora questa possibilità, mentre l'impresa è obbligata a portare tutto, a inviare tutto per via telematica. Ciao Vincenzo, ciao Sergio, ciao. Sì, dunque, ritornando sul tema dei controlli, abbiamo visto che c'è una domanda rispetto a cosa accade successivamente ai 18 mesi. Allora, in realtà le norme presentano, diciamo, la lettura complessiva delle norme presenta o può determinare qualche incertezza. Diciamo che successivamente il dato certo è che dopo i 18 mesi, se c'è una dichiarazione falsa, e questa dichiarazione registrata, passatemi il termine, non è il termine giusto, da una sentenza passata in giudicata, allora in questo caso la falsità ovviamente travolge qualunque tipo di limite temporale, contingentamento temporale che può essere assoggettato
all'azione amministrativa anche in via di autotutela. Quindi, di fronte alle dichiarazioni false, non è possibile avere un contingentamento di tempo. La logica, infatti, è completamente diversa, nel senso che l'annullamento d'ufficio è stato sempre dalla legge Madia sottoposto a questo limite temporale di 18 mesi per evitare un comportamento da parte delle amministrazioni che facesse passare in autotutela in realtà il ritardo dei propri controlli. Quindi, quando l'amministrazione si accorgeva del mancato rispetto di alcuni dei requisiti, questo mancato rispetto quindi veniva effettuato sine die. Per evitare questo, è stato contingentato appunto il potere di annullamento d'ufficio. Quindi l'annullamento d'ufficio, che ovviamente ribadisco il concetto, visto che ormai è stato acclarato che la segnalazione certificata di attività non è un provvedimento amministrativo, cosa che era già stata indicata chiaramente dal Consiglio di Stato nel 2011. Non può essere accompagnato da un potere di annullamento d'ufficio che invece caratterizza i provvedimenti. Però, il potere di inibizione rimane in capo all'amministrazione proprio perché si tratta di un'attività sottoposta a un limite, a limiti normativi che vincolano comunque l'attività del privato e quindi è necessario che queste attività vengano controllate. Ecco perché è particolarmente importante che l'amministrazione si organizzi per effettuare un campione, per effettuare il controllo a tappeto e farlo nei 60 giorni, nei 60 giorni indicati. Proprio perché dopo i 60 giorni e nel limite temporale di 18 mesi, il potere di inibizione può essere fatto solo in determinati casi. Il legislatore ci dice che ovviamente se c'è falsità delle dichiarazioni, il potere di inibizione anche nella fascia temporale tra il 61° giorno e i 18 mesi diciamo, è una delle motivazioni che inibisce lo svolgimento dell'attività. Allora, c'è una domanda che come dire, coinvolge altri tipi di modulistica che non fa necessariamente capo che non rientra, diciamo, nel pacchetto della modulistica standardizzata già approvata con l'accordo del 4 maggio. Allora, in generale abbiamo detto che questo è solo un primo step, nel senso che sta proseguendo questo lavoro di standardizzazione della modulistica in relazione ai diversi procedimenti, attività e regimi definiti nell'allegato A del decreto legislativo 222. Quindi ho fatto nella presentazione iniziale riferimento al permesso di costruire per l'edilizia. E per quanto riguarda le attività del SUAP, si sta lavorando ad una serie di altri moduli che coinvolgono soprattutto attività legate al settore dei servizi e fondamentalmente spesso a carattere artigianale, e sono quelle dei panifici, tinto lavanderie, autorimesse e autoriparatori. Sperando di arrivare in tempi brevi ad un secondo accordo in conferenza. Ovviamente il lavoro poi proseguirà man mano sulla base di tutte le attività previste dall'allegato A. Parallelamente, la domanda faceva riferimento per esempio ad altro tipo di modulistica, per esempio faceva riferimento alle autorizzazioni per la vendita di preziosi o di altri prodotti, quelli che la tabella definisce prodotti specifici. Allora, lì si tratta di modulistica che rientra nelle competenze specifiche di amministrazioni. Nel caso, per esempio, dei preziosi è il Ministero competente è il Ministero dell'Interno, per gli accolici è l'Agenzia delle Dogane, per i gas e liquidi il Ministero dello Sviluppo e così via. Allora, su questi, per quanto riguarda la modulistica di competenza delle amministrazioni statali, l'articolo 2 del decreto legislativo 126 prevede
prevede che questa modulistica standardizzata venga approvata con decreto del ministro competente di concerto con il ministro della semplificazione. Quindi su questo fronte sono questa modulistica, quindi redatta dal ministero competente di concerto con il ministro della semplificazione, ha solo il parere della conferenza unificata. Quindi è una procedura diversa rispetto a questa di cui abbiamo parlato fino ad ora del pacchetto, che invece, rientrando in materia di competenza concorrente delle regioni, ha richiesto l'accordo in conferenza. Allora, al momento quindi la modulistica, ogni amministrazione, per esempio per i procedimenti per la vendita dei preziosi, esiste modulistica del Ministero dell'Interno e quella a cui si fa riferimento adesso. Ovviamente la cosa in termini di facilitazione nei confronti dell'utenza che il SUAP potrebbe fare sarebbe quello di indicare, ove possibile, dare indicazione sul modulo e, ove quantomeno, dare l'indicazione del link ai siti o del Ministero dell'Interno o immagino Questure o altro, dove è possibile individuare e trovare la modulistica che deve essere a quel punto utilizzata, per esempio nel caso di avvio di un esercizio commerciale che fa la vendita di preziosi alla scia commerciale va allegata il modello per l'autorizzazione per la vendita. Quindi l'ideale sarebbe, in un'ottica proprio di semplificazione in questa fase, di, ove possibile, se è già possibile allegare il modulo, quantomeno dare il link dove l'impresa può recuperare il modulo necessario a completare la scia, che può essere una scia unica o la scia condizionata, a seconda del tipo del prodotto specifico di cui viene richiesta l'avvio. Non so se, ecco, sì, c'è l'ingegner Apponi che ha ancora qualche altra risposta. Mi pare che sta per esaurirsi il nostro tempo a disposizione. Ecco, rapidamente, poi risponderemo se non facciamo il tempo successivamente. C'è una cosa che bisogna chiarire da parte di un paio di persone che hanno fatto questo quesito. Il cittadino che passa attraverso il SUAP? No, il cittadino non è un'impresa. Attraverso il SUAP, Sportello Unico per Attività Produttive SUAP, passa l'impresa, quindi non passa il cittadino. Poi mi leggo anche alla domanda fatta precedentemente, se io ho anche una pratica edilizia e un'impresa passa attraverso il SUAP, la devo presentare al SUAP o la devo presentare al SUAP e al SUE? No, la devo presentare tutta al SUAP, il quale SUAP poi la quota parte dell'edilizia manda allo Sportello Unico per l'edilizia, la parte delle ASL manda alle ASL, la parte dei Vigili del Fuoco la manda ai Vigili del Fuoco e poi può convocare la conferenza di servizi, conoscete i procedimenti e tutto quanto. Ancora si parla di il SUAPE, in questo caso Sportello Unico per Attività Produttive, Sportello Unico per l'Edilizia, se funziona per via telematica, che cosa può continuare? Grosso modo la domanda a questo, è fatta in questo modo, a fare tutto per via telematica, sì, deve fare tutto per via telematica. Il SUAPE è Sportello Unico per Attività Produttive, Sportello Unico per l'Edilizia, diciamo che molte regioni lo stanno, diciamo, hanno approvato della normativa, tipo ad esempio la Sardegna e altre, e per cui si cerca di fare un unico sportello, un unico sportello, mettendo insieme i due sportelli, ma già ce lo diceva il DPR 160 del 2010, che nel caso di edilizia produttiva, l'edilizia produttiva poteva confluire da subito, dal 2010, all'interno dello sportello unico per attività produttive. Un'altra domanda è, quelle informazioni, qualcuno ha detto, se io ho più informazioni, nel senso che in un modulo ho, che posso dire, l'anagrafica, un altro modulo l'anagrafica, un altro modulo l'anagrafica, questo modulo è stato fatto, ma come tutti i moduli, nel dire che cioè, quello che interessa avere
le informazioni, cioè sono tutte quelle informazioni. Se si chiede al cittadino una volta sola il tutto, ed è più semplice, il tutto va per via telematica. Se gli si chiede l'anagrafica, ma lo si chiede una volta quando si riempie il modulo per fare l'invio per via telematica. È inutile che io gli faccio fare 100 volte la cosa, l'anagrafica, e così per le altre cose. Il resto, ecco, adesso viene Federica. Allora, per quanto riguarda il quesito sulla notifica sanitaria per la registrazione, si chiede qual è il ruolo dell'ente terzo in relazione alla SCIA di impresa alimentare. C'è una modulistica per il documento di registrazione dell'impresa. Chiaramente la SCIA sanitaria va trasmessa dal SUAP all'ASL, che è l'autorità competente, per cui la notifica viene effettuata all'ASL solo per il tramite del SUAP. Quindi, titolare del procedimento è anche l'ASL, per cui le informazioni insieme alla scheda anagrafica vanno appunto all'ASL, che naturalmente rimane anche titolare delle funzioni di controllo in merito. Per quanto riguarda la modulistica che è stata pubblicata già sul sito del comune della Basilicata, naturalmente sì, dal 1 luglio occorrerà utilizzare la modulistica adeguata da parte della regione, quindi occorrerà adeguarla formalmente, ma noi sappiamo che tra, diciamo, le regioni sono a lavoro su questo, e anche la regione Basilicata, insomma, a giorni si sta muovendo insieme ad altre regioni in questo senso, a giorni dovrebbe essere a posto anche con l'adeguamento della modulistica, che dal 1 luglio naturalmente dovrebbe essere l'unica modulistica diciamo di riferimento per i comuni. Comunque sul sito di Italia Semplice a giorni daremo anche forniremo un po' una ricognizione delle regioni che hanno già adeguato la loro normativa, e quindi potrete avere anche degli aggiornamenti in merito sul sito. Non so se ci sono altre. Allora, ovviamente a completamento di questa, appunto, ci auguriamo che tutte le regioni adeguino la modulistica, diciamo, standardizzata nazionale, personalizzando le sezioni appunto variabili. E che lo facciano, diciamo, nei tempi che consentano poi ai comuni di a loro volta di adeguarsi entro il 30 giugno. Ovviamente nell'ipotesi in cui, e ci auguriamo ovviamente che anche le regioni diano notizie del lavoro sui loro stessi siti. Ovviamente il comune però deve essere pronto al fatto di comunque, nell'ipotesi estrema in cui la regione non abbia proceduto all'adeguamento, ad adeguare comunque la modulistica, perché la norma prevede appunto l'obbligo della pubblicazione sui siti della modulistica standardizzata, perché scattano eventualmente appunto le sanzioni, e soprattutto non si può chiedere niente in più di quello che viene pubblicato sul sito. Però appunto, come diceva, noi vi daremo aggiornamenti anche sul sito Italia Semplice dello stato di avanzamento dei lavori anche a livello. Su questo siamo disponibili a dare supporto in qualunque momento. Quindi, al di là delle domande a cui abbiamo risposto in questa fase finale in maniera un po', come dire, un po' disorganizzata, nel senso che ci siamo alternati, ma proprio per poter velocemente rispondere al maggior numero di domande formulate, e quindi è stata un po' caotica questa fase finale, un po' movimentata, però ci scusiamo di questo, ma ci ha consentito di, alternandoci più persone, di rispondere al maggior numero di risposte, di dare risposte al maggior numero di domande formulate. Resta fermo che noi siamo disponibilissime a proseguire questa attività, se appunto,
può essere utile anche nei prossimi giorni e come vedete sono in questa slide il nostro numero di telefono dove è possibile chiamare e l'indirizzo email dell'Help conferenza dove poter formulare domande. Grazie a tutti della partecipazione, grazie dell'interesse che avete anche dimostrato rispetto al tema, richiedendo questo ulteriore momento di Vi approfondimento. ringrazio a tutti, Non anch'io per esitate a qualsiasi cosa scriverci o a telefonare per ricordo e qualunque lascio tipo di impressa dubbio che ancora state questa avendo slide al in modo tale che momento. possiate prendere Grazie l'appunto e per le vostre domande fare riferimento appunto a questi numeri, a questo indirizzo mail. Ringrazio ancora tutti, ricordo che a breve sia le slide che la registrazione sarà disponibile sulla pagina di eventi. Allora, grazie ancora a tutti e a risentirci. Arrivederci.